l'uva è tutta sulle piante, bella, però il prodotto non si vende. È un'azienda agricola, produzione di uva da tavola, varietà tradizionali, Italia, Red Globe, anche varietà col seme. Il prodotto non si vende, cioè si vende però a prezzi bassi. Parliamo di 40-50 centesimi per chilo, che non sono neanche i costi di sostenuti per la produzione stessa, senza calcolare tutti i rincari dell'anno, insomma, in corso 2022. Lo stato d'animo è pessimo, stiamo tutti arrabbiati, tutti incazzati, un anno di sacrifici, la famiglia, di tutto, di più. Bisogna prendere provvedimenti, la politica, non lo so, bisogna che lei si interessi di queste situazioni. Come mai c'è chi non può vendere l'uva e chi non può acquistare uva? Parliamo di 6-7 euro al consumatore finale, 40 centesimi, 50 centesimi in campagna. Con tutti questi rincari che ci sono stati, l'accusa, insomma, adesso è pesante. Le aziende hanno deciso, parecchie aziende, di estirpare i vigneti, di trovare una soluzione al problema. Dobbiamo comunque andare avanti, forza, coraggio, però c'è da pensare due volte, da vedere un po' che cosa, insomma, cosa decidere, cosa intraprendere.